nel mentre noi cittadini ci indigniamo per quel che sta accadendo oggi con l'approvazione della legge sulle intercettazioni, o meglio che limite nelle intercettazioni, oggi viene depositato un altro provvedimento ancora più iniquo e ancora più ingiusto, quello di modificare la Costituzione per permettere l'impunità eterna alla cricca, alla casta e soprattutto al Presidente del Consiglio e ai suoi ministri. Questo a dimostrare l'assoluta insensibilità per il rispetto della legge da parte di questo governo e di questa maggioranza e l'assoluta assurdità di un Parlamento che, con i gravi problemi che ha il Paese in materia economica e in materia sociale, impegna in se stesso soltanto a fare leggi che interessano ad alcuni e sempre a quelli. Le intercettazioni, quali sono i punti che voi volete modificare? Una mobilitazione con riguardo solo gli addetti ai lavori. Noi dell'Italia dei Valori intendiamo innanzitutto denunciare l'assurdità, il menefreghismo, l'indifferenza con cui questo governo e questo Parlamento ascolta, o meglio non ascolta, i cittadini che vogliono uno Stato che funzioni. In questo Parlamento oggi, nel mentre si sta approvando una ingiusta legge che impedisce di scoprire i reati, dall'altra e viene depositata un'altra legge che assicura l'impunità ai ministri e ai suoi, e al suo capo del governo per sempre, in quanto viene trasformata la legge ordinaria, proprio perché è incostituzionale, in una legge costituzionale. Quindi già il metodo, già la funzione stessa del Parlamento, così come adesso si sta evolvendo, noi contestiamo un Parlamento che si occupa soltanto di leggi che interessano alla cricca, alla casta e non al Paese. Nel merito, queste intercettazioni noi riteniamo che siano la tomba dell'investigazione per scoprire i reati. Tecnicamente contestiamo che si possa modificare l'idea stessa delle intercettazioni, l'idea di limitare a un tempo massimo le intercettazioni senza lasciare al magistrato la facoltà di poter individuare il tempo a seconda delle esigenze, l'idea di limitarle soltanto ai casi in cui, con riferimento alle persone terze alle indagini, sono a conoscenza dei reati, e se sono terze difficilmente sono a conoscenza dei reati, ci sembra del tutto improponibile. E poi l'idea che gli elementi rilevanti che possono uscire in un'intercettazione, ma che riguardano un reato, un procedimento diverso, che non possono essere utilizzati, sembra davvero una idea masochista per la funzionalità della giustizia. Infine riteniamo del tutto assurdo che l'opinione pubblica non possa sapere per quale ragione i potenti di Stato vengono sottoposti alle indagini e per quale ragione non debbono sapere le motivazioni che hanno indotto i magistrati ad arrestare, a perquisire o a procedere nei confronti di alcuno. Questo bavaglio all'informazione, questo divieto di intercettazioni sono la tomba per lo Stato di diritto e la legalità. Basta non approvare questa legge per dire che la stampa in Italia è libera, quando poi c'è un conflitto di interesse abbastanza palese? I problemi, la libertà di stampa non è mai data, diciamo così, per certa e per totale, così solo perché c'è una espressione di una Costituzione. Evidentemente non basta, ma indubbiamente ciò che sta accadendo con questo disegno di legge è un colpo mortale, alla cronaca. La cronaca subisce veramente un colpo micidiale, la si impedisce, si vieta di sapere le cose che contano. Nessuno si sarebbe lamentato e nessuno si è mai lamentato, mi risulta, per le notizie di cronaca che riguardano le vicende delle gang, del narcotraffico o altro. Si lamentano quando le cose scoppiano, quando finiscono nelle inchieste i personaggi altolocati, i personaggi che detengono potere economico, finanziario e anche politico, e a quel punto c'è una privacy violata, ignorando che la privacy del personaggio pubblico è molto attenuata rispetto a quella di qualsiasi cittadino, e comunque ignorando anche che il diritto all'informazione completa da parte dei cittadini prevale su qualsiasi diritto individuale. Non crede che però per avere una stampa libera bisognerebbe che magari si svincolasse da pubblicità e finanziamenti pubblici?
Ma questo è un discorso molto delicato. Sarebbe semplice se ci fosse un mercato libero dell'economia, della finanza, se ci fosse un mercato autosufficiente per sostenere l'attività imprenditoriale di un'industria di giornali. Nei paesi civili e nei paesi avanzati oggi, che c'è un momento di crisi drammatica per l'industria dell'informazione, invece si parla di un sostegno pubblico per l'informazione, per garantire il pluralismo, ovviamente quello, garantire le basi essenziali perché tutti i competitori sul mercato dell'informazione possono esserci, poi dopo ecco, le priorità, le misure, le decide appunto il mercato, però ecco, pensare che cancellare l'intervento pubblico significhi liberare la stampa è errato. L'intervento pubblico deve essere affiancato da regole di trasparenza, da regole di indipendenza che garantiscono l'indipendenza di qualsiasi impresa editoriale. Oggi capita il contrario, che l'intervento pubblico viene utilizzato per decidere chi può vivere e chi può morire, per decidere quale giornale ha diritto ai soldi e quale giornale va fatto morire. Questo è impensabile in un paese civile. Presidente, una legge sicuramente da far abrogare, da distruggere, però allo stesso tempo la stampa in Italia attualmente non è libera. Sì, e con questo testo, se dovesse diventare legge, lo diventerebbe ancora di meno. È un testo che non semplicemente impedisce l'uso delle intercettazioni fino al processo, ma stronca la cronaca giudiziaria. Non si possono pubblicare le intercettazioni, ma non si possono dare notizie in modo compiuto fino al momento del dibattimento, fino al momento del processo. Con i tempi della giustizia italiana questo significa che se alcune vicende, lo voglio sottolineare, non gossip, non pettegolezzo, ma vicende di interesse pubblico, su queste vicende non si saprà nulla fino al momento del processo. Allo stesso tempo però in Italia la stampa, anche colpita dalla crisi dell'editoria, va avanti grazie ai finanziamenti pubblici e alla pubblicità. Questo la rende probabilmente meno libera. Cosa fare? Verso che direzione deve andare la stampa? Ma questo sulle intercettazioni è uno dei provvedimenti che si stanno attuando e fanno parte di un più complessivo attacco al diritto di informare. Negli ultimi 6 mesi ci sono stati, prima di questo provvedimento, gli interventi sul cosiddetto diritto soggettivo, cioè cooperative, no profit e fogli di partito. Lì siamo riusciti in qualche modo a raddrizzare la questione. Poi i tagli all'emittenza radio e TV, e lì ancora stiamo aspettando risposte a un colpo che rischia di essere mortale per articolazioni vere, reali del pluralismo, del fragile pluralismo italiano. Da ultimo la manovra sulle tariffe postali che sta costringendo giornali grandi e piccoli, fogli del volontariato e dell'associazionismo, a vedere moltiplicate le spese per la spedizione. Sono tutti provvedimenti che vanno nel segno di un fastidio per l'informazione, come se l'unica informazione che veramente conta, che può continuare ad avere vita tranquilla, è quella della grande televisione e magari della grande televisione privata. In Italia non può essere questo il risultato del pluralismo. In Italia Berlusconi telefona a Minzolini, quindi gestisce il TG1, ha le sue reti, dov'è la pluralità? Non c'è un conflitto di interesse forse troppo ampio? Ma noi l'espressione conflitto di interessi la continuiamo a usare da quasi 20 anni senza vergognarcene, senza sentirla desueta e chiedendo anzi alla politica perché, a una certa parte politica, penso al centro-sinistra, perché abbia abbandonato questo tema, che non è tema politico, è tema che attiene al funzionamento reale di una democrazia. Il tema del conflitto di interessi in Italia c'è, è enorme, dall'Europa lo vedono, continuano a vederlo enorme.